In descrizione trovate il link ad Instant Gaming, un sito dove potete acquistare giochi, abbonamenti e DLC con grandi sconti per tutte le console e PC, in modo facile, veloce e sicuro. Ciao a tutti ragazzi, sono Frobby e oggi come ogni domenica siamo qui per commentare l'ultimo episodio dell'AnyTalk. E non è domenica, ma martedì oggi. Quindi ho sbagliato tutto. Episodio 39, l'episodio di Fabia e Ash, l'episodio dove Ash si sarebbe dovuto prendere la vendetta sopra Fabia, l'episodio dove Riolu si sarebbe dovuto evolvere in Lucario. E quindi, a conti fatti, tutte queste cose sono successe? L'episodio è stato magnifico. È stato veramente uno di quei episodi di lotta che tanto ci piacciono, che tanto mi fanno venire la pelle d'oca, che tanto mi fanno emozionare da farmi venire gli occhi lucidi in live con 130 persone connesse a guardarmi piangere per un cartone dei Pokémon. Grazie a tutti per gli spettatori. Cuoricini. No, non si vede. Cuoricini. L'episodio parte facendo vedere un ennesimo allenamento tra Pikachu e Riolu, e quest'ultimo si vede già dall'inizio dell'episodio che è veramente agguerrito. Purtroppo in questo episodio, ma in realtà è da un po' che va avanti questa cosa, non abbiamo più potuto vedere i Pokémon di Ash, quindi Gengar, che non si vede da veramente tanto, Dragonite stesso per lui, che entrambi questi due Pokémon si sono visti nella lotta contro Ornella, quindi tipo 10-15 episodi fa, e poi Farfetch'd di Galar, che letteralmente si è visto lottare una singola volta da quando è compagno di Ash, non ha più ricevuto attenzione. Speriamo che nei prossimi episodi si vedranno di più questi Pokémon. Io ipotizzo di sì, perché probabilmente nell'arco della notte oscura questi ultimi avranno più importanza, tant'è che abbiamo visto già in trailer che Ash sorvola Galar con Dragonite, quindi molto molto interessante. Ma parliamo dell'episodio di oggi, non soffermiamoci sull'arco di Galar, anche perché ne abbiamo già parlato in passato. La lotta contro Fabia è stata micidiale, come ho già detto. Anche quest'oggi Ash si è rivelato essere un grande allenatore, un grande lottatore, perché ha usato delle strategie incredibili, come far usare a Pikachu Elettrotela sul terreno per rallentare Hitmontop, che precedentemente si era boostato alla velocità e quindi poteva essere un rischio per la lotta, ma Ash è stato molto molto furbo e ha evitato, diciamo che più che evitato ha attutito i danni, ecco. Altra strategia molto interessante è quella usata contro Graploct. Riolu letteralmente si è lasciato catturare da Graploct per mettersi in una situazione di difficoltà, concentrare la sua aura e sparare un palmo forza che lo ha distrutto quel Pokémon. Veramente gli ha fatto tantissimo, tant'è che un paio di frame dopo l'abbiamo visto in una specie di paralisi dovuta appunto dalla potenza dell'aura. Questo va a riconfermare il fatto che i sceneggiatori no, non si sono dimenticati della storia dell'aura e di come Riolu e Ash si hanno connessi, e sicuramente nei prossimi episodi vedremo questo argomento prendere ancora più piede finché Riolu non si evolverà in Lucario. Perché purtroppo le uniche due cose che mi hanno fatto storcere il naso di questo episodio è che Riolu non si è evoluto in Lucario, che secondo me oggi era il momento perfetto per farlo, e che l'incontro è finito in parità. L'incontro è finito in parità perché, parliamoci chiaro, perché i sceneggiatori vogliono ritrattare l'argomento Fabia con un terzo episodio in cui Ash lotterà contro di lei, già avendo Lucario dalla sua e magari già avendo fatto qualche lotta in più, magari con qualche mossa inedita che non sia solamente Palmo Forza, magari un Forza Sfera sarebbe stupendo. Ed è sicuro al 101% che in quell'episodio Ash vincerà contro Fabia, diciamo, completerà un piccolo sogno, che era quello appunto di vincere contro questa allenatrice che è ormai diventata una specie di rivale per lui, come vi avevo detto in qualche AnyTalk fa. L'altro appunto è che Riolu non si è evoluto in Lucario oggi. E anche là siamo sullo stesso argomento. I sceneggiatori vogliono tenersi l'evoluzione di Riolu per qualcosa di più grande, che sicuramente avverrà durante la notte oscura. La mia ipotesi è che durante la notte oscura si evolvino sia Rabut di Go in Cinderace che Riolu di Ash in Lucario, perché si sono visti nella sigla che ci sono un Cinderace e un Lucario combattere contro Eternatus, ed è ovvio che quelli sono i due Pokémon dei due protagonisti. Sappiamo già che la saga della Notte Oscura durerà solamente 4 episodi, quindi facendo un rapido conto di logica, sicuramente non sarà nel primo episodio, potrebbe essere nel secondo, potrebbe essere nel terzo. O magari anche nel quarto, però la lotta contro Eternatus la vedo più sul terzo episodio, non sul quarto.
però potrei sbagliarmi. Non vedevamo un episodio così bello e così entusiasmante da un po', e il prossimo episodio forse sarà allo stesso modo, perché sappiamo già che Ash, Go, Jesse e James combatteranno insieme, quindi uniranno le forze contro un grande Pokémon, un grande, chiamiamolo male, che è Zapdos, perché prossimo episodio, che uscirà fra 2 settimane, in quell'episodio ci sarà un raid di Zapdos alla centrale di Kanto, se non erro, e c'è la piccola probabilità che Go possa catturare questo Pokémon. A me sembra in realtà difficile, però nella sigla abbiamo visto Go tenere una Pokéball elettrica e da questa Pokéball vediamo uscire Zapdos, quindi non la negherei come possibilità. È fattibile, se ci pensate, perché Go vuole catturare tutti i Pokémon per arrivare a Mew, quindi non la negherei completamente come possibilità. E molti di voi, ho letto nei commenti, che sono andati a scrivere: non è rispettoso per Ash far catturare Zapdos a Go. E ragazzi, fatemelo dire, non potevate dire cosa più sbagliata, perché Ash in passato ha avuto tantissimi leggendari della sua, magari non catturati definitivamente, ok, però comunque li ha avuti in squadra per un tempo limitato, e potrebbe essere lo stesso con Go. Anche se Go vuole fare il Living Dex, quindi vuole catturarli tutti e tenerli tutti, può essere pure che per i leggendari facciano qualcosa di diverso e che magari Go lo catturi in un primo momento, però poi decide di liberarlo o per una serie di motivi non lo avrà più, però lo avrà registrato nello smartphone Rotom, ok? Che è quello che gli importa, secondo me. Quindi, penso di aver detto la mia, penso di aver detto tutto sia su questo episodio che sul prossimo che andremo a vedere fra 2 settimane, quindi ora lascio la parola a voi. Vediamo cosa avete da dirmi. Vi aspetto qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a condividerlo con tutti i vostri amici e a passare alle social che trovate in descrizione, come il mio account Instagram personale, ma anche tutti gli altri social di Pokémon Next. Iscrivetevi se ancora non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Per questo è tutto, vi ringrazio per averlo visto. Ciao allenatori!